Dopo tante uscite di pesca a fondo, oggi ho deciso di riprendere la Bolo, di riprendere la Daiwa Free Arms. C'è molta attività anche di predatori e sembra ci sia da divertirsi. Dopo circa 5 minuti di combattimento riesco ad avere ragione di questo cefalo, che stimo di peso intorno ai 400 grammi. Mi ha fatto veramente penare, però sono riuscito a gestirlo molto bene, anche grazie all'azione di questa canna. Dopo una difesa così tenace non poteva che meritarsi la libertà e quindi decido di rilasciarlo. Fino a questo momento, oltre al cefalo che ho rilasciato, sono riuscito a catturare un saraghetto e anche una rattella. E mentre si susseguono le catture di micro ghiozzi, decido di cambiare strategia di pesca, quindi ripongo la bolo e passo ad una canna da spinning che utilizzerò per pescare con la cozza senza piombo. Però, sempre bello. Ecco un bellissimo saraghetto fasciato preso con la cozzetta aperta, lanciata senza il piombo. Allora, adesso ho deciso di cambiare tecnica, praticamente sto pescando con la cozza aperta senza piombo, con una cannetta da spinning, quindi ho riposto la bolognese, ho già preso due saraghetti fasciati, c'è un po' di attività, però sto sperando in qualcosa di più interessante. Chiaramente è una pesca molto attiva perché l'esca dura un paio di secondi, in quanto c'è molta mangianza. Però è divertente, ecco. Questo è un bel pesce. Cosa abbiamo preso? Mi sembra una bella rattella. Allora, la facciamo stancare piano piano.
questa. No, grazie, ci penso io. Purtroppo il pesce era afferrato a male e dopo un combattimento breve ma intenso riesce a liberarsi. Con mio grande dispiacere. Allora, vediamo un po' cosa ho pescato. Allora, per oggi chiudiamo qui. Qualche pesce l'ho preso, mi sono divertito. Ho pescato con due tecniche diverse, ma comunque divertenti entrambi. E niente, ci ritenteremo la prossima volta. Sicuramente, magari proverò soltanto con la cozza sgusciata. E comunque devo dire che questa maglia antisole funziona molto bene, sono ancora fresco e pimpante come ero stamattina.